Namaste! Oggi andiamo a fare il primo video sullo yoga ormonale e vi spiegherò i primi due esercizi abbastanza semplici, però bisogna concentrarsi un po'. Parte integrante di questi esercizi è la visualizzazione e la respirazione. Respirazione in bastrika, che significa un respiro abbastanza potente, come se il nostro mantice fosse il nostro diaframma sotto alle costole e verso l'addome. Quindi quando facciamo il respiro in bastrika, facciamo un bel respiro potenziante, come se il torace fosse il nostro mantice, il nostro corsetto. Quindi stimoliamo la produzione dell'energia. Lo guiderò mentre saremo nelle posizioni, quindi ho ricordato cos'è il bastrika soltanto per questo, ma vi guiderò passo passo. Allora, importante è eseguire prima qualche esercizio di riscaldamento articolare. Quindi, se non avete fatto altri video prima, facciamo qualche piccola rotazione delle spalle, un pochino di preparazione del collo, perché è importante durante le posizioni non creare tensioni con il corpo, visto che sono posizioni che si mantengono per un po'. Ci stiracchiamo anche un pochino in alto, come i gatti quando si stirano, prendiamo un pochino di spazio. E poi andiamo a sciogliere l'area del bacino. Andiamo a fare qualche vortice stile Odaka, e così andiamo proprio a sciogliere tensioni nell'area centrale. Un senso, e poi magari cambiando anche l'incrocio delle gambe, facciamo i vortici nell'altro senso. Questo movimento aiuta a sbloccare molto le articolazioni e la bassa schiena. Ora andremo a sciogliere anche la parte sempre centrale del corpo per prepararci alla prima posizione, che è Janu Shirshasana, la posizione della testa al ginocchio. Prima di tutto andiamo ad estendere le nostre gambe e portiamo i glutei un pochino indietro. Quando fai molta fatica a mantenere le gambe distese, puoi flettere un pochino le ginocchia o portare un cuscino o un supporto sotto al tuo coccige per sostenerlo. Ora vi faccio vedere senza, ma se ne hai bisogno, fallo. Prendi il ginocchio destro, apri l'anca, piano piano, ovviamente senza forzare. E da qua un bel inspiro, espirando richiama le mani al centro e prendi il piede. Se non ci arrivi, fletti un po' il ginocchio, puoi usare anche un fularino, qualcosa per tenerti stretto. E da qua andiamo a fare i 7 respiri potenti nel bastrika. Inspirando rilasso un po', espirando mi allungo un po' di più in avanti distendendo il piede. Inspiro, espiro. E poi rimani nella posizione. Inspira, trattieni a pieno facendo un piccolo mula bandha, quindi tirando poi dentro il perineo e contando fino a 3, visualizza l'energia sotto forma di luce nel tuo naso, alla radice del naso. E da lì, mentre espiri lentamente, invia questa energia alla tua ovaia sinistra, quella della gamba che è distesa. Immagina quindi questa luce che va fino là. Lentamente rilassa e srotola. Un bel respiro. Espirando pesco il ginocchio, estendo entrambe le gambe, mi rimetto nella posizione iniziale per prepararmi a farla dall'altro lato. Gamba sinistra, apro, inspiro, espiro. Prendo il piede, ovviamente se c'è bisogno, flettendo un po' il ginocchio. Inspiro, espiro, estendo il piede in avanti, aumento un po' la tensione. Inspiro, rilasso un po', espiro, allungo un po' di più. 7 volte.
fino a rimanere con piede in estensione, inspirare, trattenere a pieno Mula Bandha, conto fino a 3, visualizzo la luce alla radice del naso, sotto al terzo occhio, e in espirazione lenta immagino di mandare questa luce all'altro ovaio. E poi rilasso e srotolo. Un bel respiro. Espirando pesco il ginocchio con la mano, sciolgo la posizione. Mi rimetto nella posa iniziale. E stavolta andiamo a prepararci per la seconda, che è la torsione di Matsyendrasana. La gamba destra scavalca la sinistra. Prendo, mi preparo un attimino per la torsione, quindi un piccolo vortice col coccige. Inspirando, il braccio opposto si porta al cielo, l'altra mano dietro, abbraccio la coscia opposta, quindi giro in torsione a destra, cerca di iniziare con la destra, ma non importa, in realtà anche se sbagli lato puoi fare l'altro, e da qua bastrica, quindi dei bei respiri potenti, 7 volte. Fino a trattenere, polmoni pieni, immagina la luce che va alla radice del naso e mentre espiri manda questa luce al tuo interno fino all'ovaio destra. E poi puoi ripetere ancora, sempre nella torsione, la stessa sequenza accentuando un po' la tua torsione. Quindi portando il braccio, se vuoi, all'esterno della coscia, o soltanto all'esterno, addirittura prendendoti la caviglia. E sempre alla fine dei 7 espiri, respiri, trattieni a pieno e in espirazione manda questa luce verso l'ovaia per lasciarti tornare al centro. Ascoltare un istante la differenza tra i due lati e lentamente prepararti a cambiare. Prima sciogli un attimino il bacino, prima di entrare nella torsione a sinistra, e poi quando ti senti pronta inspiri, espirando abbracci col braccio destro la coscia a sinistra, abbassi le spalle e fai 7 bastrica, 7 respiri potenti. E ispirando, porti l'energia verso la radice del naso, come una bella luce brillante. Espirando, mandi questa luce verso l'ovaio sinistro. E poi accentui un pochino l'intensità della posizione, sempre se ce la fai, se no ovviamente se non ci arrivi col braccio all'esterno o con la mano a prenderti la caviglia senza sollevare il gluteo, puoi rimanere nella posizione di prima e ripetere un'altra volta la sequenza, 7 respiri potenti. E inspirando luce alla radice del naso, espira lentamente mandando questa luce verso l'ovaio sinistro. Lasciati pure ritornare dolcemente al centro. E riportarti nella posizione iniziale. Ringraziando te stesso per aver fatto questa breve pratica, puoi ovviamente continuare con gli altri esercizi che andrò a farti vedere nei prossimi video di questa serie, o altrimenti intanto fermarti qua e fare la prossima pratica anche fra un pochino, quindi anche verso sera o quando ti senti di avere tempo. Ringrazia te stessa, ascolta il tuo respiro, ascolta e interiorizzati qualche istante per sentire gli effetti residui
senti questo respiro e queste visualizzazioni in te e lascia scorrere questa energia che hai messo in movimento. Ringraziando sempre anche il tuo corpo per fluire in ciò in cui lo porti. Questo viaggio meraviglioso dentro di te. Inspira. Namaste.